23 ottobre, mercoledì 23 ottobre, benvenuti al nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Quest'oggi un grandissimo ospite è venuto a trovarci per raccontarci di una realtà associativa molto interessante, ma che arriva da una storia davvero davvero straordinaria. Stiamo parlando di Manuel Antonio Bragonzi. Buongiorno Manuel. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene? Benissimo. Bene, allora. Bello ritrovarti dopo anni. Bello ritrovarci dopo anni, noi siamo colleghi di antica data, verrebbe da dire, nelle varie vite di Manuel. Presidente in questo caso, qui nelle vesti di presidente di ANFAD, Associazione Nazionale Figli Adottivi. Esatto. Che cos'è ANFAD quindi? ANFAD vuole, è stata creata perché si è sentito il bisogno di aiutare molti ragazzi, molti figli adottivi dall'età appunto dall'infanzia in realtà, per cui da bambini fino a figli adottivi adulti che vivono varie difficoltà nel corso della loro vita e per cui si offre di aiutarli sia in modo concreto, quindi anche con assistenza economica, aiutarli a cercare una casa, un lavoro, aiutarli nello studio, anche un supporto psicologico per loro. Poi in realtà il mondo adottivo ha mille sfaccettature, per cui l'aiuto non è solamente per i ragazzi, ma anche per le famiglie, anche un aspetto politico, sociale, per cui in realtà il mondo adottivo appunto ha bisogno di uno sguardo molto ampio per poter prima di tutto capirlo e quindi poi aiutarlo. Non è un caso che tu sia presidente di questa associazione, perché appunto anche tu sei un figlio adottivo e oltretutto con una storia davvero pazzesca e straordinaria che hai anche raccontato in un libro. Ricordiamo come si intitola il libro. Il bambino invisibile, scritto insieme a Marcello Foa. Perché così straordinaria la tua storia? Allora, raccontacela un attimino perché, vabbè, oggi poi parliamo soprattutto di ANFAD, però non si può parlare di ANFAD senza parlare appunto del tuo vissuto. Tu nasci nel 1976 in Cile. In Cile, quindi sotto la dittatura di Pinochet, sono gli anni forse più bui del Sud America. Che tra l'altro anche in questo momento il Cile è in subbuglio, ci sono delle situazioni critiche anche oggi, si ricorda un po' il passato appunto Pinochet, ci sono i militari sulle strade. Insomma, sembra che la storia non per gli cui, insegni mai. Esatto, sì, esatto. Tu nasci appunto in una zona rurale del Cile, in un villaggio di campesinos, giusto? Però, insomma, presto la tua vita prende una svolta che inaspettata. Tutti noi sarebbe, diciamo, negativa, e tu già mi dici inaspettata, quindi già è interessante vedere il tuo punto di vista. Inaspettata perché appunto la mia vita è proprio l'esempio del fatto che la vita è davvero inaspettata, quello che gli incontri, quelle che sono le esperienze, non le decidiamo totalmente noi. E la mia storia parte e nasce dai ricordi, dal primo ricordo che ho, che è l'assassinio di mia mamma quando avevo 3 anni. E un assassinio avvenuto a causa di mio nonno, per mano di mio nonno, che li vidi litigare. A un certo punto lui ammazzò mia mamma accanto a me e mi tenne con sé e avevo 3 anni appunto. Rimasi con lui per circa 2 anni, dove anni in cui ho subito violenze di ogni tipo. Dicevi violenze non solo però da tuo nonno, c'era proprio il contesto. Il contesto che era violento, sì, perché si soffriva molto la fame in quel periodo. I contadini guadagnavano 30 pesos al mese, 60 euro di oggi, quindi difficile mantenersi. Diciamo che a un certo punto vale tutto. Sì, e loro nascondevano le difficoltà con il vino, per cui erano sempre ubriachi, era un villaggio alcolizzato e come sempre quando si beve spesso nasce la violenza e tutti erano violenti. Mia mamma non è stata la prima morte che ho visto, ci sono state anche altre morti ancora più brutte da vedere, crani spaccati. Quindi, insomma, crescere in un contesto del genere verrebbe a pensare che tu diventi una delle persone più violente al mondo.
E invece tu cerchi a un certo punto di fuggire da questa violenza. Forse lì fai. Posso dire, forse è l'unico atto violento della tua vita, in realtà, no? Quello di scappare. Quello di scappare è stato un atto, no? Un atto benevolo infatti. Verso di me. No, in realtà è stato quasi fortuito, perché io una sera durante una festa che si è tenuta a casa del mio abuelito, mio nonnino, e tutti ubriachi naturalmente che ballavano, e cantavano, urlavano attorno a un fuoco, io trovai una scatoletta di fiammiferi e giocandoci casualmente appiccai l'incendio all'interno della casa dell'abuelito, e che ha preso poi tutto il villaggio, ho incendiato il villaggio. Hai incendiato il villaggio, insomma. Quindi da lì sono... Fatto, forse l'unico atto che della tua vita, dai. Sì, sì, ma villaggio. È stato casuale, non voluto. Appunto, inaspettato. Inaspettato. E quindi da quel momento decisi di andare a vivere nel bosco che era accanto al villaggio. E iniziai la mia avventura da Mowgli, il Mowgli cileno. Perché Mowgli? Perché molti l'ho paragonato a Mowgli, perché proprio tu vai a vivere per più di 3 anni nella giungla, nel bosco. Nel bosco, nel bosco, 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 sì, bosco sì. E sopravvivi, cioè già questa è una notizia. E ci vivi in questo sì, bosco, sì. E realtà, ci trovi la tua dimensione proprio. Sì, sì, sì. In realtà la... c'è poca differenza di vita nel modo di essere, di vivere nel villaggio e quindi poi nel bosco, perché comunque dovevo arrangiarmi da solo in ogni caso. La tecnologia nel villaggio non esisteva, la luce, la corrente non esisteva, per cui era come spostare solamente l'abitazione all'interno del bosco. Dovevo arrangiarmi ovviamente a cercare di mangiare, mangiavo le more selvatiche, rubavo le mele dai contadini, quindi anche è bello, è stato fortunato, una bella fortuna essere accerchiato da campi di mele, di angurie, per cui rubavo un po' dappertutto. Però la cosa bella quindi era si che io che c'era questo bambino che viveva nella ma probabilmente bosco. Lo sapevano, anche perché io percorrevo sempre una strada, io camminavo dalla mattina alla sera e c'era questa strada che percorreva accanto al villaggio, una strada sterrata, e io lo facevo sempre, la percorrevo sempre, per cui mi vedevano, sapevano ovviamente chi ero, però lì ognuno si arrangia da solo. Sì. E sei rimasto 3 anni. Tre anni in cui mi sono fatto affascinare dalla bellezza della natura. Perché questo, cioè, se in 3 anni chiunque di noi forse morirebbe di stenti prima di tutto, prenderebbe qualsiasi tipo di malattia e pregherebbe tutti i giorni di essere venuto qualcuno che lo venisse a riprendere, tu invece scopri la bellezza. La bellezza. Ho scoperto che questa è la prima volta nel che mondo. A quanti anni avevi? Sono scappato che avevo 5 anni. Okay. Quindi un ragionamento davvero maturo anche per un ma secondo me l'ho fatto un po' più avanti questo pensiero, perché ovviamente all'inizio, 5 anni, ero istintivamente affascinato dalla bellezza, come qualsiasi bambino che gli dai un gioco bello e gli va presso. Qual è il gioco bello che ti ha dato la foresta? Il gioco bello era tutto, dall'albero di eucalipto altissimo, che io non so come, ma mi arrampicavo su questo albero con un'agilità pazzesca. Non lo faccio adesso. Non ce la farei sicuramente. E tra l'altro giocavo con i passeri saltando da un albero all'altro, come una scimmietta. E tant'è che una volta mancai un albero, gli alberi di eucalipto sono alti 30 metri circa in Cile, e io ero proprio su, e saltando da un albero all'altro mancai un ramo e caddi giù, e mi ruppi un braccio, per esempio, in quella situazione. E lì come hai fatto? Non ti ricordi cos'è? Ma lì... Sei tutto braccio rotto, cioè adesso lo puoi benissimo, quindi comunque... Come ti stavo raccontando fuori onda, la mia vita è circondata da incontri casuali che mi hanno sempre aiutato e salvato. In quell'occasione mi sentì urlare una signora che era anche lei una rifiutata dal villaggio, e mi sentì e venne a prendermi, e con la bicicletta mi portò a una fermata di un bus, la corriera cilena, e mi portò poi in ospedale a Talca, dove mi misero il gesso, e lì fu il primo gesto benevolo nei miei confronti. È stata una cosa che mi è piaciuto moltissimo. Però
Sei comunque tornato nella foresta. Sono tornato nel boschi, Nel tant'è che bosco, poi perché quello è il quando tuo mi ambiente. sentivo bene, il braccio non mi faceva più male, ho spaccato il gesso su un albero e via. Perché tu quella bellezza facevi fatica a lasciarla. Ma la bellezza, cioè io stavo facendo un percorso per cui, come se la natura ancora non mi avesse insegnato del tutto quello che voleva dirmi, e per cui ero attirato dalla bellezza della natura, ero affascinato dagli uccelli, poi c'era il pacaro pinto che era Il pacaro pinto, già un nome stupendo. un uccellino dai mille colori, per cui bellissimo, stupendo, i ruscelli mi piacevano tantissimo, gli alberi ovviamente, io avevo scelto un albero enorme. E dove io andavo a dormire sotto la sua protezione, i rami sembrava mi proteggessero, parlavo con questo albero, era come se fosse mio padre, no? E sentivo la natura come se fosse mia madre, per cui mi proteggeva, sentivo che mi voleva in qualche modo. E io a un certo punto sono arrivato alla consapevolezza che la natura, cioè che io ero parte di quella natura. Ero parte integrante di quella bellezza e quindi bello anch'io. E quindi lì hai trovato la pace, Sì, è come diciamo. se Ti ricordi da. cosa ti aspettavi a quel punto, però? Nel senso che tu Non avevi già aspettavo 8 anni, nulla. quindi a Sì, quell'epoca, insomma, esatto. un bambino di 8 anni già qui, vabbè, qui sono di fare o il calciatore o la velina, credo, finisca così, finisca male in questo caso. Però nel senso appunto, magari comincia già a pensare. Ma guarda, la natura ti insegna a prendere tutto ciò che è di bello dalla vita e senza aspettarti nulla. Io vivevo sereno, sempre con lo sguardo rivolto alla bellezza, affascinato da tutto. Questo Ma tu era speravi che qualcuno venisse a fondamentale. prenderti No, 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 oppure appunto. no? Non avevo. Tant'è che quando arrivarono Perché poi invece, ahimè, non so se ahimè o cosa, poi non no, no. so, beh, visto come è andata, diciamo va Anche in bene, siamo questo caso è contenti. stato positivo, cioè Infatti, ogni cosa è stata però positiva. arrivano Arrivarono dei i carabinieri, carabinieri, come si diceva una volta, i carabinieri. Carabinieros, quindi Diceva una carabinieri. volta, vai a scuola che sennò vengono i carabinieri a prenderti, ti dicevano qui da noi, quindi. In questo caso arrivano. Perché Arrivano il e mi nonnino ha trovano. avuto Il un nonnino, momento di sì, io lucidità? intanto, infatti, il giorno precedente avevo visto questo nonnino andare all'unica cabina telefonica che c'era nel villaggio, era l'unico telefono del villaggio. E stava chiamando e ho avuto la percezione che chiamasse per me. Tant'è che poi ho avuto la conferma quando mi trovarono i carabinieri, mi portarono da lui, chiesero se ero io il bambino. Lui disse di sì, quindi lì ho avuto la conferma, vedi, è stato lui a chiamare queste persone. Io ero felicissimo perché non avevo mai visto una divisa di quel tipo, non avevo mai visto una macchina per me era fantastica, ma non la tecnologia. Quindi ero affascinato, vedi, la natura proprio ti insegna questo, a vedere il bello dell'esperienza. Infatti, capire, poi insomma, erano già i primi anni 80, quindi insomma l'evoluzione comunque sarà arrivata pian pianino anche al villaggio, quindi insomma certe cose tu No, che no, magari ti eri no. perso appunto nel frattempo stando nella foresta, nel bosco. A quel punto però appunto i Mi carabinieri ti portarono poi in portano in orfanotrofio orfanotrofio. dove hanno cercato di curarmi come potevano perché in realtà ero pieno di malattie parassitarie, ovviamente sottosviluppato dal punto di vista fisico perché avevo Che 8 vedendo le anni. spalle di Manuela adesso non si direbbe. Avevo 8 anni, ma in realtà sembravo un bambino di 4. No? Come crescita e avevo i vermi, la tigna, il verruche, era un disastro totale. E rimasi lì in realtà pochissimo. Infatti, anche questa è stata una delle mille fortune che ho avuto. E rimasi veramente poco tempo perché dopo 6 mesi arrivarono i miei genitori. No? Una coppia che dall'Italia arriva in Anche Cile. lì è un'esperienza bellissima. Poi i miei genitori mi hanno raccontato la loro avventura perché in quegli anni, 85, quando arrivarono, era tutto diverso, le regole non erano come quelle odierne, per cui non esisteva l'ente autorizzato, che non si doveva per forza, passare dall'ente. Per cui i miei, una volta che ottennero, l'abilitazione per essere genitori, e partirono perché conoscevano un missionario italiano in Cile e decisero di andare in Cile.
Quindi prima da lui per vedere se c'era un bambino adottabile e loro hanno ricevuto un sacco di no, hanno girato tutti i comuni dal nord, scendendo sempre di più, per chiedere se ci fosse un bambino che potesse essere A un certo punto adottato. finiscono appunto nel tuo Diciamo di no, no, fantasma. no, no. Alla fine, quando ormai avevano perso le speranze, hanno detto basta, ce ne torniamo domani in Italia, disperati e tristi, scelsero di andare a Talca, così casualmente, e lì trovarono me, no? Quindi è stato un bel incontro, loro mi hanno guardato immediatamente come un figlio, per cui il loro sguardo era pieno di amore e mi hanno abbracciato. Ecco, i primi gesti, il primo amore che io ho visto, l'ho visto nei miei genitori e io mi sono sentito immediatamente figlio. E a quel punto nasce, inizia la terza vita, che insomma, già ne possiamo È contare un un po', no? proseguo, Infatti, sì, di possiamo solito contarne, dicono diciamo, sempre è una nuova gli vita, atti, no? no? E Gli per atti, me è diciamo, tutto sono come gli un atti del teatro, in divenire. realtà, sono uno attaccato all'altro, giustamente ogni volta si ricomincia, perché vieni in Italia, vieni a vivere in Italia, cresci in Italia, e diciamo che questa esperienza comunque appunto del tuo vivere in mezzo alla natura in Cile, c'è dentro di te comunque, cerchi però, no? Di lasciarlo un po' a parte, ma vive dentro Sì, di te. perché vivere così, con quella consapevolezza e quello sguardo sulla vita, è difficile, soprattutto anche nei bambini. Per cui io sono arrivato che appunto avevo 8 anni e mezzo, mi hanno portato a scuola a metà maggio più o meno, quindi alla fine della seconda elementare, e vedevo una differenza, a parte il colore della pelle, il fatto che venisse dal Cile, eccetera, ma la differenza sostanziale era il modo di essere, il modo di rapportarsi con la realtà, con la vita. Loro mi sembravano bambini rispetto a me, mi sembravano stupidi che piangevano per ogni cosa, una ferita piangevano, perdevano un gioco piangevano, trattavano male i genitori e io non capivo come mai, no? Perché cioè, non capiscono la fortuna di avere un genitore e trattarli male, no? Tante cose, e per cui lì ho dovuto un po' nascondere quello che ero io per riuscire a stare con loro e a non essere più isolato, non essere più solo, no? Per cui sì, mi sono un po' nascosto, devo dire, anche se Però poi appunto questa cosa dentro di te c'è sempre stata e quindi esatto. poi adesso acceleriamo un po' il Sì, colpo per sì, sì. arrivare poi ai giorni d'oggi, perché poi nel 2010 un altro incontro fortuito, quello con Foix, che fa nascere alla fine Fa un nascere un libro. libro ed è stato bello perché è avvenuto in un momento difficile della mia vita e come sempre appunto anche in questo caso ho avuto la fortuna di fare questo incontro e mi propose di scrivere il libro. E lo facemmo. Iniziai a scrivere questa storia, la mia vita, e tutte le sere io scrivevo giù un ricordo ed è stato importante perché era un po' come rivivere l'esperienza che io avevo vissuto nel bosco tutti i giorni e tutti i giorni vedere che non ero più così, no? No, un'esperienza però bella, appunto, Eh tu, sì, perché quello, cioè, bellissima. la cosa secondo me forte di questa storia è quello che tu non mi stai dicendo scrivevo e rivivevo i brutti momenti passati, tu scrivi e rivivevi i bei momenti Sì, passati. per me è stato tutto bello. Per cui anche, cioè, è stato più doloroso scoprire che io non ero più quel bambino che guardava la bellezza in quel modo, che cercava la bellezza in ogni cosa, ma ero diventato un po' più un milanese cinico che credeva poco all'amicizia perché l'amicizia era legata al lavoro, agli interessi. Ero proprio diventato proprio veramente un classico No, si dice che milanese. no, si dice che una volta che si impara ad andare in bicicletta non si smette, non si disimpara mai. Quindi forse appena l'hai Infatti, rimesso in moto questo bambino è tornato, no? ma io faccio sempre questo esempio, mi facevo chiamare Antonio, prima di tutto perché in Italia mi chiamano tutti Manuel e non Manuel, per cui mi dava fastidio. Io benissimo. Antonio era, lo dicono Ok. tutti bene, per cui Antonio. Finito di scrivere il libro, sono tornato a farmi chiamare Manuel. Manuele. Come dire, io sono tornato, quel bambino è tornato, Manuele è quello tornato. sguardo è tornato. Ed è tornato anche con la voglia di aiutare altre storie come le tue, Sì. no? Perché Afa da cosa si prefigge di fare? Ma io
Diciamo che ho aperto l'associazione insieme ad altri figli adottivi perché ho girato, diciamo, l'Italia e ho conosciuto varie associazioni, molti figli adottivi, molti genitori e ho visto le difficoltà che hanno, soprattutto i ragazzi arrivati a 8-10 anni che hanno dei ricordi come Quali sono le difficoltà appunto che me. provano? Se hanno vissuto un periodo difficile nella terra di origine, dove hanno subito violenze, le bambine anche peggio, nell'adolescenza questi ricordi tornano in modo violento, è come se scoppiasse una bomba di emozioni, di sentimenti, e per cui è difficile trattenere un po' questo dolore. E lo sfogano magari con i genitori, lo sfogano cercando amicizie non giuste, per cui l'associazione cerca di aiutare questi ragazzi che sono in difficoltà, prima di tutto a livello emotivo, psicologico, che poi è ovvio che si scatena nel vivere quotidiano. Cosa fate come attività Ma appunto e come si fa cerchiamo, anche? in realtà cerchiamo di convincere i genitori ad aiutare i bambini che arrivano da subito, perché anche se sembrano felici, perché è ovvio, tu arrivi da una situazione Drammatica. bruttissima, dove sì, drammatica, molto Dolorosa. dolorosa. Arrivi qui in Italia che è l'opposto, hai tutto, c'è tecnologia ovunque, hai giochi, tutto quello che vuoi, è ovvio che sei apparentemente felice. Però appunto poi nell'adolescenza si scatena tutto, quindi quello che io vorrei fare è riuscire a prevenire, cioè dare gli strumenti a questi bambini in modo tale che siano pronti a guardarsi nel momento in cui i ricordi riaffiorano. Quali sono magari gli errori, Quindi nel senso sempre, un genitore fa sempre errori in buona fede, nel ma senso, sì, cioè, nel giustamente, però quali sono bene. magari quegli errori appunto che un genitore in buona fede compie che magari si potrebbe sistemare con poco per riuscire appunto a creare anche questa Ma consapevolezza con poco nei bambini? in realtà è solo questo, convincere loro che i bambini, i loro figli devono essere aiutati subito. Capisco la loro diffidenza perché in realtà dopo anni che anche loro hanno sofferto, perché sono 5 anni magari che hanno aspettato questo benedetto figlio, finalmente arriva e cosa faccio? Lo porto subito a farlo seguire, no? Quindi è un po' come dire ho un figlio problematico, no? Da subito. E purtroppo non è che è un figlio problematico, è un figlio che ha una sua storia, un suo vissuto, per cui Ecco, questo deve. appunto, questa cosa del seguito non è perché è un problema, è perché ha fatto un Ha un percorso, ha un vissuto, ha un percorso e quindi vissuto che deve deve. essere guardato da persone esperte. Io Quindi sto la macchina si cercando. può fare italiano anche quando non ha niente, appunto, per sapere che non ha Esatto. niente. Quindi. E per esempio, i miei genitori, appena ascoltarono la mia storia, dalla mia Sì? voce, hanno pensato: questo bimbo non può essere sano di mente, per cui mi E un po' il dubbio portarono. ce l'abbiamo tutti, Emanuele, però conoscendoti, nel Grazie. senso che sappiamo le mille cose che fai. No, Mi scherzo. portarono da uno psicologo, ma li tranquillizzò. Io sono stato curato dalla Un altro natura, tema insomma, in realtà. molto che torna spesso è quello invece della ricerca dei propri genitori. C'è chi passa la vita cercando, c'è chi invece non gli interessa, e i genitori adottivi vivono male magari questa Ma cosa. sta un po' cambiando la tendenza. C'era negli anni scorsi una difficoltà da parte dei genitori di accettare questo ritorno all'origine, perché si aveva paura che poi rimanesse lì il figlio, che accettasse di più la famiglia biologica rispetto a loro, ma in realtà. Che diciamo, a te la foresta manca, ma non ci torneresti. Ma io in realtà Ci vai a fare un giro di La natura ce l'ho tanto, anche qui, infatti. non ho bisogno di andare in Cile per andare in un bosco. Per me la natura è anche l'uomo, perché essendo io parte integrante della natura, lo siete anche voi, per cui Uguale, quindi non c'è siamo tutti bisogno. parte della natura. E per cui la trovo ovunque, la luna c'è anche qui, le stelle ci sono anche qui, quindi nulla, non ho bisogno di andare Ma là. dici c'è un Però po' un cambio di tendenza su c'è un questo? cambio di tendenza perché finalmente i genitori hanno capito che è un bisogno reale, no? È come se, non è come, è proprio una risposta ad una domanda che i figli hanno.
chi sono io? Cioè, quello che io mi sono chiesto dentro al bosco, loro se lo chiedono qui, chi Ok. è, chi sono, qual è la mia origine, chi è mia mamma, perché sono stato abbandonato, perché sono stato lasciato, mia mamma è viva, mia mamma è morta, e tutte queste domande, ce le hanno, e quindi se tu non gli dai una risposta, il ragazzo vive male, no? Quindi ci pensa tutti i giorni. E a volte per non far rimanere male il proprio genitore, non espone il proprio desiderio, aspetta, toccandoci la morte dei genitori, per poter andare a fare la ricerca della propria origine, D'origine. no? E oggi è bello che i genitori accompagnino i loro figli a fare questo percorso. Quindi c'è stata una tendenza positiva in questo senso. Allora, siamo quasi in chiusura. Ricordaci un po' come facciamo a metterci in contatto con Anfad, chi si può mettere in contatto con voi e appunto quali sono i servizi che date? Ma i soci Anfad sono famiglie, genitori, sono anche i figli adulti, per cui come trovarci? Ci si trova su Facebook, nei social, c'è un sito internet che è www.anfad.it, c'è una mail info@anfad.it, ci sono varie, lavorando io nella comunicazione, si trova un po' di tutto, basta cercare Anfad, ci sono tutte le informazioni del Dove caso. siete presenti? In che città siete Siamo presenti? presenti a Venezia, siamo a Bergamo, Milano, Roma, Napoli, Messina, Palermo. Per cui, no, bello. Adesso siamo da poco anche a Firenze, siamo tutti figli adottivi. Chi arriva dall'India, a Bergamo c'è un boliviano, un ragazzo boliviano, a Milano ci sono io. A Napoli c'è una mamma adottiva, l'unica, poi a Palermo c'è una ragazza colombiana, per cui bello, siamo tutti italiani che arrivano da ogni parte del mondo. Manuel, io davvero ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata di oggi. Andate a cercare, appunto, anche nella diretta mettiamo i link, i tag all'associazione ANFAD, Associazione Nazionale Figli Adottivi. Manuel, davvero complimenti per il lavoro che state facendo. So che poi tu Grazie. stai girando l'Italia in scuole, raccontare sia la tua storia che appunto magari ad aiutare, a ispirare anche altri figli adottivi Non ho a mai smesso vivere di con girare, consapevolezza la grazie. loro situazione. Quindi insomma, grazie davvero per quello che stai Grazie a voi, facendo. grazie. Grazie mille a Manuel Antonio Bragonzi, presidente ANFAD, Associazione Nazionale Figli Adottivi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie davvero a tutti quanti. Noi ci rivediamo domani, sempre qua, con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.